solo il cappello di Harry Potter, è arrivato, l'ho preso, non l'ho preso a marzo perché veramente avevo speso tanto, l'ho inserito adesso perché volevo prendere anche i set mini Ninjago e quindi l'ho usato come set per quel tentativo. A me piace abbastanza, è un set molto piccolo, più piccolo di quanto probabilmente dovrebbe, forse un po' più grande farebbe un'altra figura, come vedete. In proporzioni è proprio piccolino, ricorda un po' le capoccette in generale. Devo dire che però la forma della faccia, della bocca a me piace abbastanza, nonostante sia tutto marrone, sono riusciti a dargli questa forma un po' stondata che funziona secondo me e in più abbiamo dei piccoli particolari che lo fanno rivalutare. Questa basetta a me non piace per niente, ha tutte e quattro le casate girate in cui puoi mettere la minifigure, abbiamo un Harry Potter giovane con cappello però. Il cappello avrà sicuramente un nome, ma non me lo ricordo. Chiedo scusa ai fan di Harry Potter. Manuale piccolo, super chiaro, montaggio veloce. Ci ho messo un'oretta e mezza. Sono 561 pezzi. Per quanto costa, è un po' poco. E questo, secondo me, è il più grande difetto del set. Costa troppo, in proporzione alla grandezza. Costa 100 euro, quindi non è una stupidaggine. Però, abbiamo qualche pezzo unico. Questo piccolo pezzo, questi tre pezzettini qua con le cuciture e i quattro pezzi delle casate, abbiamo la minifigure e un paio di adesivi sempre con le cuciture che si potevano anche evitare. Per il resto è fondamentalmente tutta la base. Qual è il punto peculiare di questo set? È ovviamente un pezzo all'interno con batteria inclusa, non devi metterla, c'è già, che parla, un pezzo parlante grande, un blocchetto che non si troverà in altri set perché parla come il cappello, quindi quando si preme qua dice delle cose. Sto facendo la recensione. Ok, ti ringrazio. Serve ovviamente per metterselo in testa che quando premi lui ti dice di che casata sei, fondamentalmente. È una mezza cazzata, ma per i bambini secondo me funziona. Peccato che non sia pensato per dei grandi. Mi si è spaccato lo sportellino dietro adesso mentre premevo. Devo dire che un po' nel montaggio, tipo le sopracciglia, mi cadevano in continuazione, quindi ci sta che un qualche volta succede. Qui, eccolo qua, il pezzo sotto, c'è cioè un semplice meccanismo, che si monta in 2 secondi, che premendo questo fa premere sul pezzo quello vocale e quindi parte il meccanismo. Si muove anche la bocca e l'ho trovato molto simpatico. Peccato per la basetta che è un po' piccolina, non eccezionale. Avrei fatto una base un po' più impegnativa, ci stava bene. Adesso farò uno short mentre carico la recensione in cui lo metto vicino alle dirigi, per far vedere un po' le robe di Harry Potter che ci stanno comunque bene. Oh, io lo trovo molto simpatico, sicuramente sovrappensato. Con un po' di roba che però nel tempo possono dargli quel valore, che invece adesso non ha, sinceramente, ovvero il blocchettino vocale, la minifigure e qualche pezzettino unico. Montaggio veramente semplice, un'oretta e mezza, quindi non c'è troppo neanche da montare. Prendete le vostre decisioni, dovete essere appassionati di Harry Potter o comunque vi deve piacere un po' il suo immaginario come me, che non sono un grandissimo fan, come avrete capito dal fatto che non mi ricordo mai un nome. Ma lo trovo molto interessante. Ve lo faccio vedere sulla ruota. Ciao a tutti, noi ci vediamo prossimamente, penso venerdì col TG Lego. Non mancate.